Abbiamo deciso di sottrarre una parte del preziosissimo tempo di questa campagna elettorale per trovarci qui, a Roma, in questo splendido teatro. Perché lo abbiamo fatto? Semplicemente per dare un messaggio molto chiaro a tutto il mondo. Noi ci siamo! Amico, l'ironia razzista dei santarellini post-ideologizzati di Sky, non ci siamo, a un passo dal cielo ci siamo. Guardate, l'esperienza di questi meravigliosi e indimenticabili giorni mi ha mostrato come ciascuno di voi, ciascuno di coloro che partecipano, vivono questa esaltante esperienza, abbia la consapevolezza di scrivere la storia. Noi stiamo scrivendo la storia. A Chioggia, qualche sera fa, io avevo mostrato una slide nel Circo Massimo, piena di volti, e alla fine della conferenza viene una donna, avrà avuto 60 anni, commossa, con gli occhi lucidi, si era riconosciuta in uno di quei volti, e mi ha detto: io c'ero. E aggiunge: grazie per tutto quello che avete fatto, grazie per non aver fatto morire quel momento magico del Circo Massimo, grazie per aver dato una speranza a tutte quelle famiglie, grazie perché ancora una volta dopo il Circo Massimo con il popolo della famiglia un giorno potrò ancora dire: io c'ero! Concluso, io il 4 marzo finalmente andrò a votare con il cuore pieno di gioia e il sorriso sulle labbra. Stiamo liberando migliaia di italiani dal gioco infernale e perverso del cosiddetto voto utile. Guardate, voi sì, avete l'idea della fatica che stiamo facendo, non l'avete, però a volte è ripagata. Ieri mattina alle 7:21, mentre all'aeroporto di Trieste aspettavo l'aereo che mi avrebbe portato a Palermo, no, giusto per dire, la cosetta così, con la Bora 120 e le montagne russe e la gente che urlava nell'aereo, ma dove sono finito? Beh, ricevo un sms da un amico di comunione e pregazione, importante, che purtroppo era caduto nel gioco della logica del voto utile. Mi scrive questo: caro Gianfranco, desidero rinnovarti la mia stima per l'impegno che stai portando avanti. Quando ho saputo della nuova sfida in politica, ho temuto il sacrificio sull'altare delle triste logiche di coalizione. Ma ieri sera però, trovandoci con mia moglie, casualmente a vedere in TV Adinolfi, a un certo punto ci siamo guardati negli occhi e abbiamo esclamato: ma da quanto tempo non sentiamo parlare così? Finire l'SMS. Da quanto tempo aspettiamo?
aspettavamo qualcuno che non si vergogna di ciò che è evidente di un'evidenza chestertoniana. Di qui al voto lavorerò su questa evidenza, unito a voi nella preghiera e nella causa, e quando ti sarà possibile vorrei che mi facessi conoscere Mario. Un abbraccio e buona battaglia a tutti. Approfitto di questa platea per ringraziare a lui, ma a lui, tramite lui, a tutti quelli che finalmente aprono gli occhi e dicono grazie Andrea. Se voi foste davvero consci della grandezza del progetto che ci è stato affidato. Guardate, è un progetto talmente grande da richiedere un tempo che supera quello delle nostre singole esistenze. I nostri occhi quasi certamente non vedranno la costruzione finale, ma si limiteranno a contemplare le fondamenta. Vedete, noi ci sentiamo orgogliosamente eredi di quel popolo che ha costruito le cattedrali, di quella meravigliosa stagione della storia umana che si chiama Medioevo. Santarellini post ideologizzati. Voglio quella luce che la sognate! E quella luce è la luce della nostra città! E noi la vogliamo riportare per illuminare il buio in cui la cosiddetta modernità ha fatto precipitare l'Occidente. Noi vogliamo tornare ad essere costruttori di cattedrali. Ed è proprio allo slancio ideale di quegli uomini e quelle donne che hanno costruito questa bellezza che noi vogliamo ispirarci per il nostro progetto. Vedete, per realizzare la meravigliosa cattedrale di San Vito a Praga, che sicuramente Mario conosce, ci sono voluti 6 secoli, non 6 anni, non 60 anni, 600 anni. Sapete cosa vuol dire? Che chi ha cominciato con la zappa a scavare giusto per fare spazio a quelle che sarebbero state poi le fondamenta era consapevole che non avrebbe mai visto forse neanche l'abbozzo dei muri perimetrali, ma l'ha fatto. Questo non l'ha dissuaso a continuare con gioia il suo umile lavoro, perché sapeva di realizzare qualcosa di infinitamente grande che solo i nipoti, dei nipoti, dei nipoti dei suoi figli forse un giorno avrebbero visto, cominciato a vedere. E questo vale anche per noi, sapete? Voi non avete idea, noi non vedremo la fine di questa roba. È talmente grande, però, come ripeto ogni sera, qui sta la grande differenza. Quella di cui parlava De Gasperi. E diceva, sapete qual è la differenza fra uno statista e un politicante? Che lo statista pensa al futuro delle generazioni che vengono, il politicante pensa alle future elezioni. Noi abbiamo una classe cialtrona di politicanti che non sa andare oltre lo spazio temporale del giro di Mosca nelle 5 anni delle elezioni, e abbiamo bisogno invece di statisti. E noi abbiamo il compito di portare voi, veri statisti, in Parlamento, per guidare questo Paese, per avere la capacità di guardare oltre. Vedete, tra l'altro di molte cattedrali, sapete, non si sa neanche chi fossero gli architetti. No, sì, così. E il problema non è personale. Guardate come ci ricorda spesso Mario i simboli dei partiti che si presentano. Ma cosa vedete voi? Berlusconi premier, Salvini presidente, Meloni, Bonini. Pensate, persino un partito più piccolo del nostro c'ha Lorenzi. E cosa vedete qua invece? Il popolo che ha costruito... Che... No, 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 no.
non è un problema nostro, non è un problema personale. Gli architetti, i fondatori di questo progetto non c'entrano, non contano. E tra l'altro noi, Mario Dio, ci accomunano tante cose, ma in questa campagna elettorale due cose, una bella e una brutta, la morte e la vita. Entrambi durante questa campagna elettorale abbiamo perso i padri e abbiamo adesso la vita nascente. Lui direttamente, io che sono un po' più vecchietino. Le famiglie sono fatte anche dai nonni, Bravo! Papà, mamma, figli, sì, ma anche nonni e nipoti! Ricordiamolo! Allora, però vedete, è proprio sintomatico. La morte e la vita nascente è proprio il ciclo eterno dell'umanità. E sapete qual è il mio desiderio più grande? È che un giorno mia nipote possa dire: 50 anni fa mio nonno, di cui nessuno si ricorda il nome, insieme a un ciccione hanno fatto un partito. Viene infarto, non avevo per fare queste cose. Qui sta la differenza, fratelli miei, fra la miseria di un progetto personale e la grandezza di un progetto collettivo. Sguardo verso il futuro e chi invece è ossessionato dall'idea patologica di dover avere un piccolo spazio, un gruppo personale, magari riducendosi persino a essere al quarto posto dopo una fregiuta. Madrina persino della legge sulle unioni civili. Lei, la nuova icona ideologica della Lega, che dopo aver smarrito il sogno della secessione, ora si ritrova ad essere un partito totalmente avaloriale, senza ideali, principi, valori, una bussola impazzita che gira il vuoto. Beh, amici, chi ha partecipato al Circo Massimo il 30 gennaio 2016, un partito così non lo può votare! È immorale che lo voti! Più o meno. No, perché non vuole sposarsi, non è mai stata né fidanzata. Basta, sono qui. Noi, sentite, noi stiamo combattendo. Vinceremo, perderemo. Siamo nelle mani di Dio. Ma non siamo! Come disse Enrico V prima della battaglia di Agincourt. Però una cosa è certa, sapete? Qualunque sia l'esito della battaglia,
noi resteremo sempre in piedi con la schiena dritta. E nessuno potrà dirci un giorno di